La serata del 6 maggio all'Isola dei Famosi si è rivelata particolarmente carica di tensione. Joe Bastianich, noto per il suo carattere deciso, ha finito per essere al centro di una controversia che ha coinvolto sia la produzione del reality show che altri partecipanti. Durante la diretta, Bastianich ha condiviso alcune riflessioni personali, evidenziando come gestisce le emozioni in modo diverso da altri. Quando mi sono trovato qui, vedendo gente che mostrava emozione abbracciandosi, mi sono trovato in difficoltà. Io mostro l'emozione in altri modi, le persone che mi conoscono lo sanno. Però è giusto affrontare le tue debolezze quando sei in estrema difficoltà. Joe Bastianich va su tutte le furie. Scontro acceso con Vladimir Olisola. Il confronto con un ex concorrente. La situazione si è scaldata ulteriormente quando è stato tirato in ballo Daniele Radini Tedeschi, un ex concorrente. Tedeschi ha accusato Bastianich di non essere autentico, provocando una reazione forte da parte dell'imprenditore. Lasciamo parlare le persone ignoranti. Dovresti leggere i miei bestseller che rivelano cosa penso del mondo. Critiche alla produzione. Non solo gli altri concorrenti, ma anche la produzione del programma è stata presa di mira da Joe, che ha criticato la gestione degli eventi durante la trasmissione. Avete rovinato un bel momento. Ho una domanda per la regia. Perché hai trasformato un momento così bello e intelligente in una cosa così brutta e minimale? Vladimir Luxuria, la conduttrice, non ha tardato a rispondere, cercando di mantenere l'equilibrio nello show. Vladimir Luxuria ha chiuso l'episodio sottolineando l'importanza di accettare ogni tipo di feedback, positivo o negativo. Bisogna essere pronti a sentire cose che piacciono e che non piacciono. Questo è lo spirito dell'isola. Resta da vedere se Bastianich troverà modo di riconciliarsi con gli altri naufraghi nei prossimi giorni.